Aspettiamo 12 mesi per dar loro il nome. 24 mesi per farti apprezzare l'armonia di sapori. 36 mesi oltre per offrirti la maturità. Parmigiano Reggiano, aspettiamo per darti l'eccellenza che ti aspetti. La parola insieme per noi vuol dire molte cose. Prima di tutto persone con obiettivi comuni. Insieme è una parola solida, perché è la storia di tutti noi. Insieme è una parola che cresce quando crescono i progetti e la fiducia nel futuro. Insieme racconta le nostre storie e il futuro che scriveremo domani. BCC Ravennate Imolese. Il futuro. Scriviamolo insieme. Lo sport dei tuoi sogni? Decasport Passion ti aiuta a praticarlo al meglio. Ad esempio, siamo specializzati in bike con una gamma bici corsa dei marchi italiani come Carrera, Cinelli, Olmo e Dromo. Inoltre mountain bike, Felt, Kona, Pedroni e poi l'abbigliamento di Sportful che veste il neocampione del Giro d'Italia Contador e Northwave e le migliori calzature Giro, Diadora, Northwave. Affidati anche alla nostra nuova officina meccanica capitanata da Veneziano Luigino per tutti Oscar, che per oltre 30 anni è stato servizio dei migliori team professionistici tra cui Mapei e Mercatone 1. E poi novità, per completare il servizio per i nostri clienti c'è un'area dedicata alla BioSize, dove vengono rilevate le misure antropometriche per trovare il giusto set sulla bici, rilevamento dell'arcata plantare per poter proporre la corretta soletta ed inoltre con il sistema My Own di Prologo andremo anche a misurare la larghezza delle ossa iscoidali e l'inclinazione del bacino mentre pedalate. Tutto questo per ottenere maggiore comfort e rendimento in sella alla vostra bici. E seguiteci anche su Facebook con il Deica Riders Team. Venite a pedalare con noi. Decima edizione della Gran Fondo Ercole Baldini, terza tappa del circuito romagnolo, la piazza e il campanile sono quelli di Massa Lombarda, invece i commentatori sono sempre gli stessi, Sabrina Gasgalaberna ed Enrico Spada, ed erano le 6:05 quando il nostro collega Marco, sera però 6:05 del mattino, Enrico, no. Tu non sei abituato a questo orario, ma Marco Castellano e io, qualche volta, ma Marco questa volta c'era ed era puntualissimo come sempre a questa partenza alla francese di questa decima Ercole Baldini, terza tappa del nostro bellissimo circuito romagnolo. E guarda, 2200 i partecipanti, una piccola flessione, Vegliano Longhi come di consueto vuole raggiungere anche l'ultimo in fondo, quindi va sul trespolo e inizia così a salutare l'assessore e ovviamente la partenza alla francese per gli amici fondisti di questo splendido raduno ciclo amatoriale che vede Ercole Baldini come il patron, diciamo il padrone di casa, cittadino onorario tra l'altro di Massa Lombarda. E questo è il nuovo metodo, è il barcode per quanto riguarda la vidimazione dei nostri amici che partecipano. Sulla lingua, vero, la vidimazione? No, ho visto quel signore che è partito, qualcuno... l'hai visto, questo Andy Bike, era un signore di Bolzano che poi ho conosciuto, ho avuto il piacere di conoscere al Passaparti, persone fantastiche, mi dicevano che qui hanno visto e trovato dei territori. Perché stamattina ci fanno tutti la lingua? Marco, ti facevano barcode, la lingua. Non è il barcode, è la stanchezza, è l'orario, o forse sono contenti perché è ancora fresco quest'ora, ma ti posso garantire che alla arrivo veramente avranno la lingua fuori. Stavo dicendo, l'abbiamo rivisto di nuovo, il signore che l'Andy Bike, che vogliamo salutare, ci ha fatto i complimenti per il circuito, torneranno e continuano a farci la lingua. Cioè, Marco, cosa ci fai le donne? Ed erano quasi tutte donne. Marco Castellano cercasi fidanzata. Mi sa che, guarda, questa lo saluta, ho capito il fascino del tecnico, del cameraman, però insomma, vogliamo ringraziare tutti i colleghi, tra l'altro quelli che alle 6 della mattina si sono alzati, a parte il motociclista e i motociclisti che ci hanno assistito sino ad ora lungo questo percorso, ma ringrazio soprattutto Marco, i nostri colleghi della New Time, che con grande passione e grande professionalità così ci danno queste belle immagini. Quindi grazie ragazzi. Colgo l'occasione di salutare anche i Deica Riders Team, un bellissimo team di amateur per quanto riguarda il Deica Sport Passion, che ha fondato questo splendido gruppo, uno aspetta l'altro, è fatto apposta per me, Enrico.
Tu ti ricordi l'anno scorso la mia prudenza, in fuga, vero? Insomma, non se tu ne ti ricordi della mia prudenza, certo, dell'anno scorso? Certo. Cosa ho fatto l'anno scorso? Ricordiamolo. Hai fatto qui alla Ercole Baldini, se non ricordo 60 male, chilometri. 60 km con gli amici del Vecchiazzano, quindi voglio ringraziarli ancora pubblicamente. Posso dire con orgoglio che domenica anch'io ho fatto quei 15-20 km. Ma dai, mi sto preparando, magari forse il prossimo anno farò il percorso il giro del velodromo di Consenza. Potrebbe essere. Ok, ci fanno la lingua di nuovo. Si sale, tutta la lingua, fatica è il giorno della lingua oggi. Si sale verso il Poggiolo, 597 metri, prima salita di giornata, e qui ci sono gli amici della Massese con il ristoro, le Peschiere dei Cusercoli, l'amico fotografo che devo ringraziare pubblicamente, ci ha fatto tantissime foto, l'anno scorso mi ha mandato degli scatti splendidi che documentavano anche la mia prudenza assieme agli amici della Vecchiazzano, quindi ma d'amblè 60 km falli tu, Enrico Spada, cioè piano, non ho capito. Piano, ci arriverò. Vabbè, lasciatemi che dopo discutiamo in privato io e te. Però bellissimo percorso. Devo fare i complimenti come sempre al circuito romagnolo, perché sono veramente un mio vanto personale, perché sono bravi, sono ospitali, abbiamo i paesaggi, abbiamo le strade giuste, ma aiutiamoli questi amici. Anche un appello alle province, un appello a coloro che possono dare una mano, agli sponsor che credono in loro. Insomma, guarda che popò di paesaggio, e dove lo vai a trovare? Qualche piccolo la foratura ci sta, mi dispiace. Ci sta soprattutto in salita, non è granché, si sale verso il Prugno, che è la seconda salita di giornata. Abbiamo visto l'asperità del Poggiolo, un po' più in alto il Poggiolo, un po' più basso il Prugno, questo è il Poggiolo, chiedo scusa, poi ci sarà anche il Prugno. Abbiamo seguito diversi, tra l'altro, gruppi, abbiamo visto diversi gruppi passare di qua. Ricordiamo che c'è il percorso lungo, che è di 142 km, poi c'è un percorso medio, e quello che io andrò a fare il prossimo anno forse sarà il percorso corto, a patto che sia tutto in pianura, altrimenti niente. Te lo fanno apposta, Enrico. Esatto. Senti, io voglio ribadire di nuovo complimenti a Marco per queste splendide immagini, veramente hanno un tocco di classe e un tocco e una sensibilità unica, perché Marco così guarda le caprette, Enrico. Le caprette ti fanno ciao, bellissime, di solito, eh? Non fanno la lingua perlomeno. Eccole qua. Guarda che belline che sono, cioè questo si può vedere anche nei nostri percorsi. Chiamatela amore per la natura, chiamatela passione per la bicicletta, io credo che siano entrambi, anche in gastronomia in questo caso, perché è questo il circuito romagnolo: 7 euro di iscrizione, tu ricevi appunto assistenza lungo tutto il percorso. Guarda che bella videata dall'alto, prime ore del mattino, e guarda già quanta gente che c'era. I tre ristori che sono equamente e ugualmente riforniti dal primo all'ultimo, ce n'è per tutti, e un pasto a parte per tutti alla fine, con assistenza meccanica ovviamente lungo il percorso e tutela degli incroci. Questo è d'obbligo per un circuito che è molto ben organizzato. Diciamo che siamo contenti anche quest'anno, mi metto all'interno dell'organizzazione, perché i numeri hanno tenuto bene nonostante una flessione fisiologica che c'è stata un po' per tutte le gran fondo, e quindi Enrico, che dire, siamo soddisfatti. Viva la Massese e viva il circuito romagnolo. Allora, siamo scesi a Casola Valsenia, adesso stiamo risalendo verso il Prugno. Mi ero fatto un po' prendere prima, pensavo fosse già questa la salita, quella di prima, la salita del Prugno. Invece ricordiamo, la salita del Poggiolo è divisa di fatto in due, e quindi abbiamo visto tutte e due le parti, tra l'altro con diversi gruppi. E qui il Prugno che presenta anche delle asperità importanti, è una delle salite storiche dell'Appennino romagnolo, e appunto vedete che i nostri eroi della domenica scelgono qui fare il percorso lungo oppure dedicarsi al percorso medio. A quel punto sarebbero praticamente di ritorno verso la pianura, mentre invece chi deciderà di fare il percorso lungo, come noi, affronterà la Maddalena, che è la salita che da Fontanelice porta verso Sassoleone, e poi il circuito dei Tremonti, che quest'anno ha ospitato una bellissima tappa del Giro d'Italia vinta dal russo Zakarin in una giornata da tregenda con pioggia e acqua un po' ovunque. La Maddalena.
Maddalena, bellissima. Enrico, anche questa una salita che si fa dare non del lei, credo proprio del voi, ed sì, è solo una delle prime che dovranno affrontare. E poi ci sono questi... Però il sorriso c'è, la simpatia c'è e i caschi soprattutto, bravi, anche i cavalli, insomma abbiamo veramente di ogni di più. Sì, no, dicevo, Maddalena ha questa caratteristica di qualche rettilineo in salita che... non piace tantissimo a chi l'affronta, perché insomma sembra non finire mai questo rettilineo. La curva ti dà un po' di respiro, il rettilineo, come stiamo vedendo, non ti permette di prendere fiato. Intanto qui c'è il barcode che vediamo viene fatto. Sta funzionando tra l'altro molto bene, Enrico, mi dicono, sono molto soddisfatti di averlo adottato. La tecnologia è molto molto importante. Siamo a Sassoleone immerso nelle colline imolesi, e tra poco si scenderà verso Codrignano e poi la salita, l'asperità dei Tremonti che costeggia l'autodromo Enzo Dino Ferrari di Imola. Ecco, colgo l'occasione per ringraziare i tanti ciclisti che ci seguono anche all'interno della nostra trasmissione televisiva, che va in onda il giovedì e il replica il martedì successivo, il raduno ciclo amatoriale. Chissà per colpa di chi ho dovuto spostare le mie gran fondo. Non lo so, amici fondisti, che mi avete chiesto tutti perché ho spostato dal sabato al martedì o al giovedì. Sono orari godibilissimi. Parlate con Enrico Spada, prendetevela con lui, però a parte gli scherzi. L'emittente ha avuto così una bella occasione di cogliere al balzo delle trasmissioni dedicate a delle maratone internazionali, degli eventi internazionali, di cui Nuova Rete insomma ha avuto questa importante occasione, e giusto cogliere al balzo. Anche gli amici del Deca hanno avuto un problemino alle catene che sono scese, capita. Allora, qui intanto ci stiamo dirigendo verso la parte finale di questo percorso, il percorso lungo, lo ricordiamo, 142 chilometri con 1957 secondo metri te di dislivello. È semplice girare in bici così? No, per niente, non è semplice. Deve essere di uno scomodo unico. No, non è semplice, però può essere divertente quando uno l'ha già fatta tante volte, c'è sempre qualcosa di nuovo da provare. Qui siamo questa. a Codrignano, siamo praticamente ai piedi del circuito dei Tremonti, circuito che ricordiamo, lo diciamo tutte le volte, ma magari c'è qualche giovanotto che è così davanti alla TV e non lo sa, circuito dei Tremonti che nel 1968 ha ospitato il campionato del mondo vinto dal grandissimo Vittorio Adorni con un vantaggio di 7 minuti sul secondo, il più grande vantaggio mai ottenuto per vincere un mondiale. 2 anni fa sulla Gran Fondo anch'io ho potuto realizzare il giro assieme al presidente Vegliano Longhi della Massese, con in auto assieme a Ercole Baldini e niente meno anche che con Adorni, che proprio ci ha raccontato l'ebbrezza e le sensazioni di ripercorrere in macchina quello che è stato un Tremonti che gli ha dato veramente questa grandissima popolarità da grande ciclista professionista quale lui è stato. Adesso ottimo assicuratore, da quanto mi risulta. Beh, poi presidente mondiale del Panathlon. Ciao, insomma, amici del Deca. Personaggio e insomma nonché ex commentatore Rai, da me almeno apprezzato, molto apprezzato. Possiamo fare pubblicità? Sì. Azienda agrituristica Frascinetti, proprio sul cocuzzolo dei Tremonti, sì. Da lì che si fermano i nostri atleti, i nostri cicloturisti per l'ultima volta, perché poi andranno in picchiata verso Imola, dove costeggeranno, lo vedremo tra poco, l'autodromo, e poi insomma da Imola a Massa Lombarda è veramente una volata finale di 10 km che vedrà impegnati i cicloturisti insomma ormai rilassati e già con
il maccheroncino in vediamo in vista. L'inizio proprio dell'autodromo, e io voglio cogliere l'occasione per invitare già sin da ora la grande festa del ciclismo che sarà nell'ultimo raduno cicloamatoriale del circuito romagnolo, 21 di giugno, partenza dal Pala de Andrea di Ravenna. Gli amici della WISP stanno organizzando e mettendo a punto l'ultima fatica della macchina organizzativa del circuito romagnolo, e quindi insomma ci saremo tutti per così assistere anche poi alle premiazioni e alle classifiche che saranno stilate in occasione appunto di quest'ultima tappa. Ovviamente il mio ringraziamento vuole andare anche oltre a tutti i presidenti che stanno collaborando, che mi hanno concesso ancora quest'anno e spero anche nei prossimi anni l'esclusiva di ripresa televisiva per quanto riguarda il circuito Nuova Rete, e ovviamente voglio ringraziare in primis un grande ciclista che è un ciclista amatore ma è molto bravo, Giuseppe Alai, che è il presidente del consorzio del Parmigiano Reggiano, che ci appoggia in questa avventura oramai da diversi anni con grande entusiasmo, perché apprezza e vede le nostre gran fondo e così le ripercorre quando non può, almeno con la mente e col cuore. Quindi grazie anche al presidente Giuseppe Alai, e questo è un grande arrivo nella piazza di Massa Lombarda. Tra poco arriveremo nell'area adibita agli stand e soprattutto all'LP di Massa Lombarda, dove andremo poi a intervistare anche i titolari Sergio Zagonare e Giovanna, la sua madre. Hanno trovato il Mattarello, sì. Enrico. Per fortuna che ci sono io e non resta solo nelle tue grinfie, perché sennò Giovanna il Mattarello col cavolo. Spaccava in testa. No, più che altro non faceva più la pasta buona come fa, quindi insomma pasta fatta col Mattarello di Giovanna è una garanzia. Pasta party, e questo è un pasta party che anche è piadina party, eccezionale. Mi sembra. Ovviamente il ristorante apre le porte, caso del tutto eccezionale, ai ciclisti. Che dire, buon appetito a tutti, ci vediamo a Ravenna il 21 di giugno. A Ravenna, ciao a tutti. Ma guardate come siamo belli, me lo dico da sola, guardate che bellissime maglie, sono quelle del circuito. Io ho l'onore di aver avuto il dono dal presidente del circuito romagnolo questa splendida divisa. Ciò vuol dire che mi vogliono veramente sulle nostre gran fondo, giusto Aurelio? Certo che ti vogliamo. Noi vogliamo bene alla Sabrina Nuova Rete in particolare, che ci ha sempre secondato in tutti gli anni. Quest'anno sono 10 anni, non so se li hai fatti tutti, ma poco ci manca. 9 sicuramente li abbiamo fatti, ma per me è un grande onore portare questa maglia, anche perché l'anno scorso me la sono un po' guadagnata su questa gran fondo. Sì, sei arrivato in bicicletta, quindi con tutti i tuoi gregari. È stato carino, gregari, sei arrivato in bicicletta, è un gentleman il nostro presidente. Allora Aurelio Galavini, la terza gran fondo è questa, quella della Ercole Baldini, siamo oramai in addirittura d'arrivo sul nostro circuito romagnolo, perché ne resta soltanto una, resta quella di Ravenna, ma in generale come stiamo andando? Andiamo bene, la flessione prevista che c'è su tutto il mercato del cicloturismo, c'è una flessione dovuta a tante cose che purtroppo la vita ci porta a affrontare tutti i giorni, la crisi economica, la gente ha sempre meno soldi da spendere, però siamo contenti perché le manifestazioni nel loro insieme tengono nei numeri con la sua flessione che è normale. C'è chi viene, c'è chi rientra, c'è chi sono new entry come gli amici della WISP a Ravenna, ma l'importante è esserci. Sì, certo, poi come è nostra consuetudine, le porte sono sempre aperte a tutti. Gli amici della baracca hanno fatto una scelta, spero che anche la Bertolt Brecht ritorni sui suoi passi, perché a noi è gradita anche un sabbatico, questo me l'ha detto il presidente. Va bene, cioè va bene, perché noi siamo qui, poi c'è libertà di mercato e di scelta, sono liberi di correre come vogliono, però il circuito romagnolo è sempre aperto a tutti con le modalità previste dal suo regolamento dato in origine. Ecco. Grazie di tutto quello che ci date. Vi ricordo che Nuova Rete è la TV ufficiale del circuito romagnolo e non lo molla neanche a morire. Grazie al nostro amico del Parmigiano Reggiano, il presidente Giuseppe Lai, che è un amateur per quanto riguarda... Un amateur poi
relativamente, perché è un bravo fondista. E quindi ringraziamo il nostro main sponsor che è il Parmigiano Reggiano e ovviamente a voi l'immagine, poi adesso andiamo a indagare come è andata questa gran fondo, la Ercole Baldini. Maurizio Preti, ma chi lo conosce per Maurizio Preti? Questo è il nostro DJ, perché lui fa tante bellissime serate. Dove le fai tu? San Patrizio. Selice, dappertutto, Lugo, in giro. E per non poteva mancare qui in questa bella piazza sotto il bel gazebo l'ombra, perché certo, fuori c'è il caldo. Mi sembra giusto, no? Allora com'è l'ambiente un adesso? Un po' di rispetto per il DJ, comunque è una giornata bellissima con 2200 concorrenti a questa grande manifestazione del gruppo sportivo massese, quindi complimenti a tutti. Complimenti anche alla mitica presentatrice che era Sabrina. Beh, la Sabri ci tiene, perché ho tanti amici all'interno dei raduni ciclo amatoriali, perché loro sono questo, non vanno col tempo, insomma dicono, ma in primi vogliono arrivare primi, certo. Però c'è chi così va in bici col giusto spirito, secondo me, Mauri. Il bello sai qual è? Che alla fine vanno tutti là a mangiare la salsiccia e maccheroni. E infatti adesso sai cosa faccio quindi? Io vado a fare un'indagine al Pasta Party. Vai a fare un'indagine. Nell'attesa di Ercole Baldini di Veneziano, che perfetto, è il meccanico di Pantani, perché voglio vederlo io sulle Gran Fondo, certo. E le andiamo a beccare. Intanto tu mi raccomando, dai de gas, ciao a tutti e buon divertimento. Grazie Mauri. La Ercole Baldini è questa bellissima gran fondo dedicata proprio al nome, all'impresa e alle gesta che tu hai compiuto, che hanno portato la Romagna alla ribalta di tutto il mondo, ricordiamolo. Ma se lo ricordate sarà vero. Io sempre ormai modesto. Non ricordo più niente, perché tutto quello che potrei aver fatto è passato tanto tempo che faccio fatica a ricordare molte cose, però sì, so che ho corso in bicicletta, so che ho avuto un periodo che mi conoscevano in parecchi posti, anche in giro per il mondo, quindi sono... Pare che ti apprezzino e ti riconoscono ancora, Ercole, sei sempre troppo modesto. Beh, in questo ambiente è logico che mi riconoscono tutti, mi sento ancora nel mio ambiente, quindi per quello che ci vengo volentieri, anche se l'età che ho mi consiglierebbe di stare a casa. Però preferisco venire qui perché trovo ancora tanti amici e trovo anche una cara amica, hai detto tu. Onorata. E quindi vengo molto volentieri. Ho anche i figli che sono venuti da lontanissimo per essere qui presenti, per fare questa gara col mio nome. Io fra l'altro sono arrivato anch'io apposta da qui, che ero lontano, per essere presente. E comunque ci siamo trovati oggi con tutta la famiglia in mezzo a noi, in mezzo alla festa del ciclismo, in mezzo ai ciclisti, quindi siamo felici di essere qui. Hai visto il percorso assieme a Longhi, che è il presidente della Massese, come l'hai trovato? Il percorso è stupendo e i corridori l'hanno reso ancora più bello, perché non ho visto nessuno che si sia lamentato, né perché era troppo caldo, né perché non c'era da bere, perché c'era di tutto, c'era da bere e da mangiare per tutti. È stata una bellissima organizzazione, questo mi fa piacere, perché questa manifestazione porta il mio nome, però io non ho tanti meriti per questa bella organizzazione. Il merito va tutto all'amico Longhi, che ne è il presidente, con tutti i suoi collaboratori. L'hai nominato ed è arrivato subito l'amico Longhi, lo chiamiamo qua vicino a noi. Veliano Longhi, per favore vieni qua. Ti ha appena nominato il nostro ospite d'onore, ha azzeccato anche dare il nome a questa tua gran fondo all'amico Ercole, perché intanto lo meritava, e questo è stato, credo, un atto veramente squisito da parte vostra. È un onore, credo, anche per voi portare in questa bella gran fondo il nome di un grande campione di tutti i tempi. Beh, penso che l'aggettivo adatto è quello che hai detto in ultimo, che è un onore per noi che Ercole ci abbia dato il nome a questa manifestazione e ci ha stimolato a creare questa bella, diciamo, che il comune di Massa Lombarda è un vanto, questa manifestazione ciclistica. Quanti iscritti quest'oggi, Veliano? 2002 mi sembra. Preiscritti? Preiscritti 1200 erotti, sì. Quindi insomma sta andando bene, tiene molto bene, i numeri del circuito tengono. Sì, c'è questa piccola flessione psicologica di 200-300 persone, ma l'abbiamo su tutte le manifestazioni, diciamo. Allora Longhi, adesso c'è il Pasta Party, ospiti del ristorante LP, che come ogni anno
da questa bellissima festa all'interno del suo locale, un locale che addirittura apre le porte a tutti gli amici delle Gran Fondo. Sì, difatti è diventato anche, diciamo, la location della piazza e del ristorante, diciamo, secondo me dà qualcosa in più a questa manifestazione. Abbiamo un presidente dell'ASCOM che va in bicicletta e vogliamo sottolinearlo, anche perché ci siamo già visti ieri all'Aeroclub Baracca, ma ci rivediamo anche oggi. Che percorso hai realizzato, presidente? 110. Complimenti, proprio un fondista. Con calma, con tanta calma. Complimenti, perché hai raggiunto veramente all'apice del pasta party. Esatto, puntuali. Il percorso? Molto bene, molto bello, bravissimi, molto bravi. Parte del circuito anche lui l'hai già scelto? Io con molta calma, è l'occasione per rilassarsi un attimino dalle fatiche settimanali, quindi esatto. Molta filosofia, giusto? Bene. È un grande successo anche quest'anno. Ciclisti affamati, bella gente, molta pasta, dolci, gelati, c'è un po' di tutto. Serviamo piedina con la salsiccia all'entrata, poi pasta al pomodoro, che è squisito, grazie, parmigiano, poi all'uscita trovano il gelato e il caffè. Quindi gli diamo un servizio completo, diciamo, dall'A alla Z. Sì. C'è l'LP di Massa Lombarda, cosa si può mangiare durante tutto l'anno, perché voi siete chiusi soltanto il mercoledì? Appuntatevelo, no il mercoledì, sì tutti gli altri giorni. Ma noi abbiamo sempre avuto la filosofia di seguire un attimino la stagione, la stagionalità dei prodotti, perché secondo me non è bello entrare in un locale e avere lo stesso menù per tutto l'anno. Quindi si è confermato molto il pesce negli ultimi anni, specialmente il pesce azzurro, poi tutta la pasta è, diciamo così, prodotta artigianalmente, tirata al matterello, anche il semplice garganello viene tirato al matterello. Quello della Giovanna? Assolutamente, sì, quello della Giovanna. E poi abbiamo il mio gelato artigianale che lo curo tutti i giorni, abbiamo le maxi pizze, abbiamo delle verdure molto interessanti. E poi abbiamo che tutti i weekend proponiamo qualcosa di nuovo. In questo periodo stanno andando molti paccheri maremonti, sta andando molto delle linguine alle sarde fresche, gli spaghetti cozze vongole canolicchi, insomma siamo sempre alla ricerca di dare un servizio in più ai nostri clienti. Al prossimo anno, ma io e te ci vediamo prima, lo sai, la mia maxi pizza è già prenotata. Assolutamente sì. Anche i paccheri hai detto? Maremonti. Paccheri maremonti, questo, vieni che andiamo a approfondire io e te questo discorso, paccheri maremonti. Ciao, paccheri maremonti. E all'interno della veranda abbiamo trovato degli amici, pensate, li ho sentiti parlare in dialetto tirolese. Tedesco. E ho detto, ma di dove siete? Della Germania, invece addirittura da Bolzano, degli italiani che parlano tedesco, però sono bilingue, no? Esatto, bilingue. Beh, sono di madrelingua tedesca e anche il mio amico è di madrelingua tedesca. Allora, perché siete venuti qui? Come avete fatto a trovare questa Gran Fondo qui a Massa Lombarda? Da Bolzano, me lo devi spiegare. L'abbiamo trovata intanto su internet e poi per fare qualcosa di diverso rispetto alle nostre gare, perché le nostre gare sono generalmente un circuito di un paio di chilometri da fare 10 volte. Invece vi siete sbizzarriti. Esatto. Che corse avete fatto? Il medio, 110 km. Però che con la bici particolare? Con la handbike, quella. Com'è che è stata? È dura del caldo. E rispetto del ciclista c'è sulle nostre strade? Sì, credo di sì, almeno quello che ho visto oggi. Fa piacere. Sì. Sentirti dire questo. E il cibo com'è qua in Romagna? Il cibo è stupendo. Si è illuminato, eh? Credo che questa domanda non dovresti farla. Ascolta, ma tu sei arrivato ieri, vero, col tuo amico? Noi siamo arrivati ieri sera, siamo allosati a Imola, in albergo a Imola, siamo venuti qua ieri sera. E avete trovato l'LP, che cosa gli avete chiesto alla Giovanna e a Sergio quando siete arrivati? Mi stavi spiegando prima, me lo vuoi raccontare? Un posto dove si mangia bene, si beve bene, a ristorante è da Dio, infatti abbiamo mangiato come non mai. Mi fa piacere, allora noi vi riaspettiamo il prossimo anno sul circuito romagnolo, questo circuito qua, vedi? Penso proprio di sì. Magari porta anche rinforzi.
perché almeno io quest'anno l'ho fatta la prima volta, ho visto dei paesaggi stupendi. Vi salutiamo in tirolese, il vostro dialetto. Grüß Gott. Grüß euch. Grüß euch. Jawohl, grüß euch. Grüß euch, vi salutiamo. Invece qua come andiamo? Benissimo. Dove siete? Di Codigoro. Codigoro, Codigoro? Sì, sì. Avete qualcosa da dire sul circuito? Bellissimo. Mi è piaciuto? È la prima volta? No, no, è già la terza, quindi. È successo qualcosa di bello nella tua vita ultimamente? Certo, nella mia vita no. Nella mia vita no, nella vita di un nostro compagno che oggi non c'è. È diventato papà da poco. Come si chiama il bimbo, la bimba? Pietro si chiama. Pietro, ben arrivato. Samuele. E speriamo somigli alla mamma. Assolutamente, alla mamma, sempre alla mamma. Bene, guarda che carini che sono questi compagni di società che vogliono fare gli auguri. Ben arrivato Pietro. Pietro, ben arrivato. Prossimo ciclista anche lui. Certo, certo, certo. Com'è la Romagna, visto che voi siete emiliani? È migliore dell'Emilia. È migliore dell'Emilia. Perché provino... Detto dagli emiliani, eh? Sì. Perché almeno qui avete un po' di montagna. Avete un po' di montagna, noi invece abbiamo... La valle, sì, e basta. Il nostro gruppo ciclistico Deca Radias Team questa mattina ha presenziato e ha fatto la Gran Fondo. Abbiamo fatto i tre gruppi, quindi chi ha fatto il corto, chi ha fatto il medio, chi ha fatto il lungo. Perché come sai la nostra politica è portare tutti in bicicletta, sia da chi ha iniziato da poco. Infatti abbiamo due ragazze che hanno fatto oggi la prima Gran Fondo e hanno iniziato a pedalare. A fondo? Hanno fatto, scusami, il raduno solamente. E Santa? Quello 60, esatto. E hanno fatto... Sono già qua? Sono già arrivate, sì. Brave! Le ragazze, se si mettono d'impegno, vanno, quello sì. Noi produciamo un nostro brand che è appunto Edromo, con cui facciamo le bici da corsa. Partiamo da telai vergini, grezzi, diciamo, dove si va poi dopo a personalizzare la grafica in base alle esigenze del cliente, e poi l'allestimento lo andiamo a scegliere sempre col cliente, quindi chi vuole SRAM più che campagnolo, più che eventualmente anche altri prodotti, si può, diciamo, scegliere dall'A alla Z tutta la bicicletta. Noi abbiamo tante offerte con le bici da corsa, tanti che vogliono iniziare, e quindi per chi si avvicina a questo mondo abbiamo bici in alluminio abbinate al carbonio che partono da 850 euro in su. Quindi come vedi non abbiamo solo bici da 2, 3, 4, 5 mila euro, ma anche bici per chi si avvicina, diciamo, al mondo delle due ruote. Ma nella maniera corretta. Esatto. Perché non è che si possa saltare su una bici e pretendere di fare una fondo, bisogna essere un pochino preparati, perlomeno con la bici adatta alla persona. E proprio per questo avete un nuovo angolo all'interno della Deca Sport Passion. Sì, abbiamo creato un'area dedicata apposta per mettere in misura, cioè nelle giuste misure, la bicicletta che uno sceglie, perché non è sufficiente solo trovare la taglia giusta, ma poi bisogna regolare la sella, la posizione della sella, la posizione del manubrio e tante altre piccole cose che bisogna, diciamo, con calma andarle, diciamo, a perfezionare sull'impostazione che uno ha sulla bicicletta. Tocca al nostro presidentissimo Vegliano Longhi di passare il testimone agli amici Atos e Wisp Ravenna. Sì, difatti fra 15 giorni, il 21 giugno, ci sarà l'ultima manifestazione del circuito romagnolo 2015, tutti a Ravenna al Pala de André, che dopo andremo nell'entroterra forlivese.